Buongiorno a tutti, sono Sor Clara Biella, sono presidente della FIDE Lazio e coordinatrice di una scuola di primo grado e del primo ciclo, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. E vorrei ringraziare per avermi accordato del tempo per raccontare l'esperienza della scuola in cui opero e anche delle scuole del Lazio. Come la maggior parte delle scuole del Lazio con le quali come consiglio regionale noi abbiamo preso contatto, anche nella nostra, dopo un iniziale periodo organizzativo con incertezze, decisioni da prendere e anche piuttosto in fretta qualche volta, richieste da parte dei genitori che qualche volta erano pure contraddittorie. Gradualmente la didattica a distanza ha preso forma in tutte le modalità possibili. Abbiamo tenuto conto dell'età, degli alunni, delle loro esigenze, continuando a garantire una didattica funzionale. Certo non è sempre stato facile perché i docenti però con coraggio e cuore e la scuola, animati da una forte volontà di vogliamo fare scuola, il motto che noi abbiamo preso come FIDE, hanno saputo virare la rotta e creare nuove opportunità interattive, nuovi ambienti virtuali, classi per incoraggiare ad un apprendimento attivo e poi anche a sperimentare, sia sperimentare da parte dei docenti come anche da parte degli alunni. E nella distanza obbligata, come scuole non statali, la nostra missione è stata proprio quella di prendersi cura della vicinanza, anche creando la relazione ad uno, perché ogni alunno fosse in grado, in particolare coloro che erano più fragili, di sentirsi parte di una scuola senza barriere. Sono stati messi a disposizione per tutti degli strumenti compensativi, dispensativi, e soprattutto nelle ultime classi della scuola primaria e della scuola secondaria sono state proposte lezioni con forme espressive diverse. Non lo so, credo che questa sia stata l'esperienza proprio di tutti: video, testi musicali con ripresa di contenuti essenziali. Non sono mancate la creazione di mappe concettuali, di lapbook, di infografiche, di fumetti, insieme a dei piccoli corsi utili proprio per imparare l'uso dei nuovi programmi. E soprattutto poi tutto questo ha permesso a 360 gradi di esprimere ad ogni alunno la propria creatività. E poi anche tutto questo si è realizzato a seconda della fantasia degli alunni e della fantasia degli studenti. Allora, conoscenze e abilità vecchie e nuovi, e gli alunni hanno scoperto di possedere proprio delle competenze trasversali, delle soft skills che nel contesto della scuola non sempre erano emerse. E questo è uno dei punti che terremo in considerazione nel prossimo anno scolastico per poterlo monitorare meglio. E sono stati superati da parte degli alunni degli stati emotivi anche condizionanti che nelle classi, noi sappiamo, qualche volta, nonostante tutti, si possono creare. Ci sono state delle bellissime esperienze, io ho sentito quelle di parecchie scuole, ho sentito anche scuole anche in grandi che hanno spaziato all'estero e noi abbiamo fatto delle esperienze qua. Bella quella è l'esperienza degli insegnanti della scuola dell'infanzia che addirittura hanno costruito un piccolo teatrino e si sono fatte attrici per presentare agli alunni favole oppure racconti, eccetera. E poi ci sono stati dei lavori di piccoli gruppi e anche nella scuola primaria, la creazione di audio e di video, organizzazione di cineforum a distanza con condivisioni successive. Molto bella è stata l'esperienza, se posso raccontare una piccola esperienza della scuola secondaria di primo grado in cui i ragazzi si sono cimentati in una
in un percorso di un viaggio a spasso con Ulisse e hanno proprio raccontato l'Odissea facendosi come dei foto dei tour operator in cui raccontavano usi, costumi, cibi, eccetera, delle varie e poi di varie zone, tappe del viaggio e alla fine poi hanno personificato proprio, rappresentato questi vari personaggi in modo da far vedere e l'hanno trasferito ai loro compagni, li ho visti anch'io e li abbiamo seguiti. Ecco, la parola, questo per raccontare, poi ci potrebbero essere delle bellissime esperienze che le scuole del Lazio hanno fatto, degli incontri con classi virtuali di oltreceon oppure con dei personaggi significativi. Ecco, io credo che tutti ce l'abbiamo messa perché appunto i ragazzi fossero al loro agio e sentissero la nostra vicinanza. La parola di tutto questo è stata e sarà per noi il cambiamento. E mi piace citare una frase di Vygotsky che dice che l'educazione significa cambiamento. Se non ci fosse niente da cambiare, non ci sarebbe niente da educare. Quindi noi siamo in linea con questo cambiamento. Ma però mi chiedo che cosa vuol dire e che cosa implica vogliamo fare scuola a settembre nel cambiamento? In questi mesi ci sono state offerte molte chiavi di lettura con webinar, con incontri che la FIDE ha messo a disposizione perché ha seguito le scuole sempre con molta e molta sollecitudine. E questo per rivedere modi, tempi, spazi e opportunità come fare scuola. Io credo e affermo che gli spazi e tempi favoriscono come una modalità diversa e stimolante di proporre la scuola. Ci sono esperienze all'estero e ho potuto anche verificare e attestare esperienze in Italia in cui le scuole hanno creato e hanno saputo creare proprio con la loro capacità di favorire spazi diversi, hanno creato degli ambienti stimolanti. Questi ambienti stimolanti partecipano, cioè facilitano la partecipazione, facilitano la condivisione, facilitano un modo e una capacità di scuola fatta diversa. E poi molte delle nostre scuole, parlo delle scuole non statali, hanno degli spazi ampi, hanno dei giardini, dei campi sportivi, ci sono dei luoghi che potrebbero essere non solo visitati quando noi usciamo a fare la solita visita didattica, ma possono essere vissuti in una maniera diversa, come ci sono, come raccontano, molte esperienze in altri luoghi e in altre nazioni, ma anche in Italia, come molte scuole hanno fatto. E la scuola del futuro deve diventare sempre più partecipativa, aperta e dentro al territorio. Dobbiamo vivere ancora di più il territorio di quanto non l'abbiamo fatto finora. E poi un altro punto per me importante è che la scuola è chiamata ad agire e costruire il cambiamento, a far emergere sempre più le competenze chiave negli studenti e anche per registrare in rubrica che cosa sanno fare con quello che sanno e gli strumenti utilizzati e appresi in questo particolare periodo della didattica a distanza devono essere ancora sempre più valorizzati. Ovviamente devono essere rimodellati per gestire una didattica e un apprendimento che debbono essere efficaci. E le nuove conoscenze multimediali fanno parte di un bagaglio esponenziale e che la scuola deve potere e saper sfruttare e ancora migliorare per dar vita ad occasioni di crescita e di formazione e rispondere così meglio al suo mandato educativo. E soprattutto è importante continuare la formazione di docenti e come sviluppare competenze artificiali, come ampliare non solo con una didattica di base nei confronti degli alunni, ma una didattica di base digitale molto più avanzata e trasformare queste nuove competenze
dei nostri, noi dobbiamo aiutare soprattutto a trasformare queste competenze dei nostri docenti in attività laboratoriali mirate e a far emergere, come diceva Gardner, altre forme di intelligenze negli alunni. Credo inoltre che bisogna lavorare con un piano ben delineato perché gli insegnanti si orientino sempre di più, come è stato detto, ad acquisire l'abilità di sviluppare il senso del futuro, non fermarsi nei luoghi, nel ripetere, nel vedere quello che è già stato fatto, ma appunto l'abilità di sviluppare il senso del futuro. E nel fare questo dobbiamo tenere conto e di allargare la nostra visione in senso planetario. E questo però, un altro punto che vorrei sottolineare, è importante per me, è anche che bisogna costruire rinforzare la nostra alleanza educativa con i genitori, perché solo attraverso un'azione sinergica e l'attività a distanza, la didattica a distanza ce l'ha insegnato, il lockdown ce l'ha insegnato, se noi abbiamo dei genitori collaborativi che pur conoscendo il proprio ruolo, però sanno con noi interagire e per il bene dei loro figli, io credo che si possa costruire sempre meglio una didattica, una scuola nuova. Certo, noi abbiamo uno scenario molto aperto, abbiamo delle possibilità in mano molto grandi, dobbiamo attendere le indicazioni ancora ministeriali che sono solo state abbozzate, però delle linee guida ancora non le dobbiamo attendere, però dobbiamo anticipare il futuro e alla luce di quanto noi abbiamo avuto in mano e di quello che possiamo creare una scuola sempre nuova e rispondente alla società moderna e soprattutto al bisogno di crescita dell'alunno. Grazie per tutto.